Bentornate e bentornati su VegLife Channel. Io sono Valeria. Le castagnole sono delle golose, morbide palline fritte, tipiche della festa di Carnevale. Sono diffuse soprattutto nelle regioni dell'Italia centrale e possono essere semplici o ripiene di crema o marmellata. La versione che vi propongo è facilissima da fare. È 100% vegetale, senza burro e senza uova. Chiacchiere o castagnole? Difficile scegliere. Se come me amate i dolci di carnevale, lasciatemi subito un bel pollice in su, iscrivetevi al canale per avere sempre nuovi spunti ed attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. E adesso partiamo subito con il video. Preparo l'impasto. In una ciotola metto la farina, la fecola, il lievito per dolci, lo zucchero di canna, un pizzico di sale, il burro all'olio di oliva, trovate la ricetta qui sul canale, la purea di mela, la scorza grattugiata di un limone biologico e il liquore, rum o strega. Impasto prima con un cucchiaio di legno, poi continuo con le mani fino ad ottenere un panetto liscio e morbido. Per la ricetta completa, con dosi e sostituzioni, date un'occhiata al mio blog. Copro il panetto e lo faccio riposare per 30 minuti. Riprendo l'impasto, prelevo un pezzetto e lo faccio rotolare tra le mani per formare la prima pallina. Proseguo così fino a terminare tutto l'impasto. Con queste dosi otterremo circa 80 castagnole. Scaldo abbondante olio in una padella dal fondo spesso. La temperatura non deve superare i 170 gradi. Friggo le castagnole poche per volta fino a doratura, girandole spesso con una schiumarola. Scolo le castagnole su carta assorbente e quando sono ancora calde le ripasso nello zucchero di canna. Ed ecco pronte le mie castagnole di carnevale, dei piccoli irresistibili bocconcini, uno tira l'altro. Provatele anche ricoperte di sciroppo d'acero, davvero buonissime. Preparate la ricetta e fatemi sapere. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su di supporto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno un aggiornamento. Seguitemi anche su Instagram dove pubblico ogni giorno consigli e contenuti inediti. Alla prossima, ciao!